Un saluto dall'Associazione dei Web Cattolici Italiani, UECA. Torniamo nell'appuntamento mensile dei tutorial in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Oggi guardiamo al tema della Quaresima. Lo facciamo in collaborazione di Marta Petrosillo, direttore della comunicazione di Caritas Internationalis. Ogni anno il messaggio per la Quaresima del Santo Padre accompagna i fedeli di tutto il mondo, preparandoli a questo cammino di più intenso allenamento spirituale, come lo definiva Papa Benedetto XVI, che ci conduce fino alla Pasqua. Dal 1973 il compito di presentare questo messaggio è stato affidato al Pontificio Consiglio Corunum, oggi parte del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, che all'epoca era l'organismo preposto alle attività di carità della Chiesa. Questo sottolinea l'importanza, acquisita in particolar modo dopo il Concilio Vaticano II, dell'impegno sociale dei cristiani attraverso le opere di bene. Come insegna San Paolo, la Quaresima è il momento favorevole per compiere un cammino di vera conversione, un cammino per ritornare a Dio, ma anche per essere partecipi del suo bene verso gli altri. Sappiate udire una duplice eco, raccomandò Papa Paolo VI nel suo messaggio per la Quaresima del 1974, l'eco della voce del Signore e l'eco dei gemiti dell'umanità che piange e invoca aiuto. Se guardiamo agli ormai 50 testi che si sono susseguiti da quando il messaggio per la Quaresima è stato affidato al Corunum, notiamo la costante presenza delle tre pratiche penitenziali, la preghiera, il digiuno e l'elemosina, ovvero le opere di carità, quali tappe fondanti del nostro cammino quaresimale. Notiamo altresì delle differenze legate all'attualità, ma anche allo stile comunicativo dei pontefici e alle tematiche a loro più care. Papa Giovanni Paolo II, ad esempio, soleva arricchire la propria riflessione con dei momenti di denuncia relativi a fenomeni quali l'insicurezza alimentare, le guerre, gli abusi contro i minori. Papa Benedetto XVI ha invece introdotto l'usanza, poi mantenuta da Papa Francesco, di utilizzare un passo biblico quale una sorta di sottotitolo del messaggio, come uno strumento per guidarci nella riflessione. Quello di quest'anno è il nono messaggio quaresimale di Papa Francesco, il quale ci ha spesso guidato utilizzando le parabole e le immagini evangeliche. E lo fa anche nel suo messaggio del 2022, scegliendo l'immagine, tanto cara a Gesù, come dice lui stesso, della semina e della mietitura. La riflessione si sviluppa a partire dall'esortazione di San Paolo ai Galati. Non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti. E il Papa ci invita quindi a guardare alla Quaresima come ad un momento propizio per seminare il bene. Così come lo stolto agricoltore della parabola evangelica è felice del buon raccolto perché può accumulare ricchezze nei propri granai, anche nella nostra vita troppo spesso prevalgono l'avidità e il desiderio di avere, di accumulare. La Quaresima è proprio il tempo per convertirci e comprendere come la nostra vita abbia la sua verità e la sua bellezza non tanto nell'avere, quanto nel donare. La semina, tuttavia, richiede pazienza, costanza e dedizione, ci dice Francesco, invitandoci, attraverso le parole di San Paolo, a non stancarci. Non stanchiamoci, dice il Papa, di fare il bene. E non stanchiamoci di pregare e di avere speranza e fiducia nel Signore. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, l'auspicio di Francesco è che questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede di Dio. Non dobbiamo, continua il Papa, inoltre stancarci di estirpare il male dalla nostra vita, fortificandoci anche attraverso il digiuno, e di chiedere il perdono di Dio e di combattere contro la concupiscenza, ovvero quella fragilità che ci spinge a peccare attraverso molteplici vie. Il Papa ne indica una di queste vie, ovvero la dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. Infine, non dobbiamo stancarci, continua Papa Francesco, di fare opere di carità verso il prossimo. Questo nostro impegno deve essere costante. Soltanto se non desisteremo, riusciremo a mietere. Il Papa ci invita dunque a chiedere a Dio la paziente costanza dell'agricoltore per non desistere dal fare il bene, un passo alla volta. E ci dona un'immagine altamente significativa della forte interrelazione tra le tre pratiche penitenziali. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga
la carità feconda. Se avremo costanza e perseveranza, otterremo i beni promessi per la salvezza nostra e altrui. Grazie a Marta Petrosillo, direttore della comunicazione di Caritas Internationalis, e al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in collaborazione del quale è stato realizzato questo tutorial. A settimana prossima, un saluto da UECA.